Abbiamo pensato di ricordare la sua figura e soprattutto la sua opera, concentrando, ovviamente, come sapete, è stata una produzione dal punto di vista artistico e creativo e intellettuale estremamente vasta, che è quella di Edoardo Sanguinetti, che è andata dalla critica, dalla storia della letteratura, dalla critica letteraria, ovviamente alla poesia, e questo è un dato che diamo per scontato, naturalmente al teatro, al rapporto con i registi, con i cantautori, al teatro di avanguardia. Ed è su questo che noi abbiamo chiamato qui a Novi studiosi importanti e, come dicevo, anche colleghi all'Università di Genova o allievi e amici per focalizzare l'attenzione su questo aspetto. E anche qui Sanguinetti ha conferito un apporto straordinario al teatro italiano, e quindi dovevamo fare una scelta ulteriore proprio per focalizzare ulteriormente la nostra attenzione. Abbiamo scelto un percorso che andrà questa serata del giovedì 19 maggio dall'Orlando Furioso ai Teatri Possibili. Nel 1969, come poi leggerete e ricorderete sicuramente, a Spoleto, al Festival dei Due Mondi, viene messa in scena una rilettura, un mascheramento, un travestimento, perché Edoardo Sanguinetti, nel suo approccio al testo teatrale, lavorava in questo modo, tipico stilema delle avanguardie, delle neoavanguardie, un travestimento dell'Orlando Furioso per la regia di Luca Ronconi. E fu uno spettacolo dirompente allora, perché fece davvero scalpore per la novità e il coraggio delle scelte, sia dal punto di vista del testo teatrale che dal punto di vista della messa in scena e del rapporto fra pubblico, attori e protagonisti dello spettacolo, e anche per l'organizzazione poi dello spazio scenico, che avrà poi una lunga evoluzione fino ai teatri d'avanguardia e al teatro odierno. Quindi fu uno spettacolo straordinariamente importante, noi partiamo da lì. Cercheremo di ragionare un po' anche con un supporto video, perché sapete che nel 1975 poi vi fu la versione televisiva che la Rai volle fare in più puntate, di un Orlando Furioso un po' diverso, ma che si ispirava, sempre con la regia di Luca Ronconi, a quello spettacolo. Quindi tenteremo di affrontare l'Orlando Furioso, che è un tema veramente complesso, in modo naturalmente a più voci, da approcci differenti, anche, ripeto, con supporti video e con l'intervento critico dei personaggi che abbiamo invitato e di cui brevemente Mattia Sbalbi traccerà un profilo. Poi arriveremo ai teatri possibili, si dice, da Orlando Furioso ai teatri possibili. Sanguinetti si è occupato di teatro fino all'ultimo, ecco, perché, se non ricordo male, uno dei suoi ultimi lavori è stato proprio legato al teatro greco, perché si è occupato molto anche di traduzioni teatrali, e quindi in rapporto con la tragedia greca e col teatro classico. Quindi un amore per il teatro straordinario a 360 gradi. Però c'è stata tutta la collaborazione con i giovani artisti, con i giovani in generale e con coloro che facevano teatro, fra i quali Andrea Liberovici, e infatti abbiamo invitato Andrea Liberovici, che ci parlerà degli ultimi 10 anni, diciamo, di rapporto professionale con Edoardo Sanguinetti, di tutte le cose che sono state messe in scena, nate dalla collaborazione fra questi due importanti personaggi, e quindi teatri possibili, le frontiere del teatro visto da Edoardo Sanguinetti e da Andrea Liberovici. Quindi un po' un percorso che partirà dall'avanguardia e dal coraggioso spettacolo del 69 per arrivare al possibile, al teatro che si può fare. Approfitto per dire ancora due cose. La prima è che Andrea Liberovici, lo presenterà Mattia Sbalbi, ma è uno dei grandi, direi, protagonisti del teatro italiano di oggi, e verrà a incontrare alle ore 18, sempre nella biblioteca civica, nell'auditorium, però a incontrare tutti coloro che vorranno partecipare, ma soprattutto i giovani, soprattutto i tanti che fanno teatro a Novi, per un piccolo seminario, un workshop, una chiacchierata sul mestiere del teatro. Infatti, Officina Liberovici sono gli attrezzi del mestiere. In realtà è il titolo di un libro che gli venne dedicato qualche anno fa, che appunto approfondiva il suo modo di fare teatro, ma l'abbiamo così rubato questo titolo per dire: incontriamoci con chi ha
ama fare teatro, soprattutto giovani, vorremmo che venissero tanti giovani che hanno idea, intenzione di fare questo mestiere, per vedere quali sono gli attrezzi e come si confeziona uno spettacolo teatrale, naturalmente sempre dalla prospettiva di un teatro non scontato, ma un teatro sempre vivo e in discussione. E poi si ragionerà sull'avanguardia oggi, sul teatro di avanguardia oggi, perché già la neoavanguardia con Edoardo Sanguinetti alla fine degli anni 50 e primi anni 60 riscoprì, no, dopo il ritorno all'ordine, un po' lo spirito dell'inizio secolo, e oggi che approccio ha sul mestiere del teatro. Questa era la prima cosa collegata allo spettacolo, e poi anche vorrei sottolineare, ringraziandolo certamente qui, Fabio Fazio, che come avrete letto interverrà telefonicamente per ricordare Edoardo Sanguinetti, che è stato un suo sicuramente uno dei personaggi che con Fabio Fazio ha anche partecipato a diverse importanti trasmissioni televisive, e che è stato uno dei suoi docenti e delle persone alle quali ovviamente nell'ambito dell'Università di Genova è stato legato. Andrea, corre l'obbligo di fare un piccolo approfondimento sulle personalità. Le personalità che abbiamo la fortuna di avere sono provenienti dal mondo accademico quanto dal teatro. Prima di tutto Andrea Liberovici, che ha intanto figlio d'arte, figlio di Sergio, che aveva iniziato con Italo Calvino anche la creazione di un nuovo repertorio di canzone popolare negli anni 60. La cosa più importante su Liberovici è da dire che già in giovane età arriva all'elaborazione di un progetto teatrale che è basato sulla sperimentazione e sulla compenetrazione tra i linguaggi del suono, dell'immagine e della musica a teatro. E questo, proprio nel 1996, lo porta a fondare proprio con Edoardo Sanguinetti il Teatro del Suono, che negli anni a venire si incaricherà di lavorare sia in Italia che all'estero. Infatti ancora recentemente Andrea Liberovici era a New York per una serie, una tournée di suoi spettacoli, e lo porterà a collaborare con personalità della scena teatrale, non solo, tra le più importanti come Vittorio Gassman, Peter Greenaway e anche Judith Malina. Le tre personalità che abbiamo avuto appunto la fortuna di avere per questa giornata hanno la particolarità di aver intrecciato in maniera forte la loro carriera accademica e teatrale con quella di Edoardo Sanguinetti. Andrea Liberovici appunto è uno tra i più interessanti giovani, diciamo così, della scena teatrale. Con Edoardo Sanguinetti aveva collaborato negli ultimi anni prima della scomparsa per alcuni spettacoli molto interessanti, tra cui seipersonaggi.com e Recto, che sono tutte prosecuzioni, diciamo così, di quello che è il travestimento, il lavoro del travestimento e della sperimentazione che Sanguinetti aveva già applicato all'Orlando Furioso a suo tempo. Proseguendo, abbiamo poi per la serata, quella che sarà la parte di dibattito, di conferenza, tra virgolette, più scientifica, anche se cerchiamo di impostare il tutto sul tono della conversazione e della discussione, Eugenio Bonaccorsi, professore Eugenio Bonaccorsi, ordinario sull'Università di Genova di Storia, Teatro e Spettacolo e già presidente del DAMS, che ha un curriculum, una carriera anche di pubblicazioni importanti sul teatro di Brecht in Italia, sul teatro di Govi e anche sul teatro di Paolo Giacometti. Tra parentesi, il professor Buonaccorsi è stato per più di un decennio presidente del Museo dell'Attore di Genova, che abbiamo il piacere di contare fra gli enti patrocinatori del nostro evento. Infine, ancora, Maria Dolores Pesce, che è docente di storia del teatro presso l'Università di Torino, laureata proprio anche lei. Continuiamo sulla scia delle coincidenze, una tesi sulla drammaturgia di Edoardo Sanguinetti. Si occupa di teatro e è anche direttrice, fondatrice, direttrice della rivista di drammaturgia online, dramma.it, dove appunto si pubblicano recensioni su spettacoli, eventi della scena teatrale contemporanea, e quindi la cornice di un dibattito molto vivo sul teatro attuale. Tra l'altro la professoressa, e questo è un elemento che ci
ci dà un punto di partenza, ci dà un motivo di discussione molto fecondo, è autrice di vari saggi sul teatro, ovviamente collaborazioni anche con riviste specializzate, ma ha pubblicato nel 2003 il saggio Edoardo Sanguinetti del teatro, La poetica del travestimento. E questo è un punto di partenza essenziale per quello che è la discussione sull'Orlando Furioso e su quello che potremo discutere, potremo approfondire in questa giornata su Edoardo Sanguinetti. Come diceva Andrea, per di più ci sarà una proiezione di alcuni brani dell'Orlando Furioso nell'edizione televisiva del 1975, che saranno accompagnati da una sorta di controcanto recitato sui brani dell'Orlando Furioso originale. E per questo abbiamo contattato Matteo Alfonso, che nelle prossime settimane poi avremo un incontro per definire questa parte significativa della giornata su Edoardo Sanguinetti. Anche Surdic, ricordiamo la presenza di certamente Surdic. Ricordiamo anche la presenza di, lo lasciamo in fondo. Del professor Francesco Surdic, che preside della facoltà di lettere dell'Università di Genova e presidente dell'Associazione Culturale Lettere e Arti Franco Villavisio, che è tra i principali promotori e organizzatori di questa giornata, di cui io e Andrea abbiamo il piacere di curare l'organizzazione e, come ripeto, abbiamo avuto anche il piacere della conferma della partecipazione di queste tre personalità che davvero hanno intrecciato in maniera significativa il loro lavoro con quello di Edoardo Sanguinetti. Quindi sarà la maniera migliore per ricordarlo un anno dalla scuola.